Uomini e donne, anticipazioni al 3 febbraio, preso a sberle, Gemma rifiutata ancora. Le anticipazioni su uomini e donne per le puntate in onda dal 30 gennaio al 3 febbraio 2023 rivelano che ci saranno dei momenti di grande tensione in studio per il Cavaliere Biagio. Spazio anche alle vicende di Gloria e Riccardo che, per l'ennesima volta, si ritroveranno al centro delle polemiche. Per Gemma, invece, ci sarà spazio per l'ennesimo rifiuto in studio che non passerà inosservato. Nel dettaglio, le anticipazioni sulle puntate di Uomini e Donne che saranno trasmesse in TV fino al 3 febbraio 2023 rivelano che ci sarà un momento caotico in studio legato al Cavaliere Biagio. Il motivo? Nel corso dei prossimi appuntamenti di questa stagione, Biagio si ritroverà ad affrontare una discussione in studio con Carla, la dama con la quale si sta frequentando ormai da un po' di tempo. Il clima tra i due, però, non sarà affatto dei migliori e questa volta sarà Carla a esagerare tanto da perdere il controllo della situazione. Gli spoiler su Uomini e Donne rivelano che la dama arriverà a mollare una sberla in faccia a Biagio, insomma un momento di grande tensione che, tuttavia, potrebbe anche essere censurato da Maria De Filippi per la messa in onda televisiva. Spazio poi alle vicende di Riccardo e Gloria, per l'ennesima volta i due saranno protagonisti di un tira e molla in studio che li porterà a rendersi conto del fatto che, a questo punto, sarebbe meglio mettere una pietra definitiva sulla loro conoscenza. I due volti del trono ove riusciranno a chiudere definitivamente questo rapporto che ormai va avanti da un bel po' di tempo tra continui alti e bassi? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane. Occhi puntati anche su Gemma che, in queste nuove puntate, si ritroverà a dover fare i conti con la scelta finale del Cavaliere Alessandro. Da un po' di settimane, infatti, la dama torinese ha accettato di portare avanti la conoscenza con Alessandro, nonostante i dubbi maturati dal Cavaliere nei suoi confronti. E, le anticipazioni di Uomini e Donne fino al 3 febbraio, rivelano che Alessandro comunicherà alla dama la sua decisione finale di mettere la parola fine al loro rapporto. Di conseguenza, Gemma farà i conti con l'ennesimo rifiuto da parte di un Cavaliere del Trono Over. Al centro dell'attenzione ci sarà anche Tina Cipollari, gli spoiler delle prossime puntate rivelano che l'opinionista deciderà di farsi avanti con il Cavaliere Claudio. Tina si proporrà all'uomo e, in studio, ci sarà anche un ballo tra i due. Și poate îți dau totul peste cap, că poate fac doar lucruri care îmi plac. Poate nu mă îmbrac la costum, poate nu spun minciuni, sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun, știi? Nimic nu mai e la fel, copilăria s-a maturizat sever. S-a lovit până acum de fel de fel de oameni de păreri, în tipuri de caracter. Și văd cum unii stau degeaba, frate, sunt mulți, dar văd și alții care luptă încercând să mute mulți. Oameni care au ceva de spus, oameni care vor să ajungă tot mai sus. Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei.